Ma si contrastano con forme di repressione, si contrastano con forme di educazione, a cominciare dalle famiglie, a cominciare dalle scuole. Al di là di quello che è avvenuto negli stadi, che sicuramente soprattutto qui a Roma, ma al di là della discriminazione razziale o quella territoriale, che è davvero una ferita lacerante nel mondo, non solo nel mondo dello sport, ma nella nostra socialità. Quello che mi rattrista è alcuni video di alcuni ragazzini di 12-13 anni che festeggiano appunto intonando quei cori beceri, e quindi questo fa capire che ci sono delle testimonianze educative a favore di questi ragazzi che devono comunque essere interrotte. Lo possiamo fare con un processo di educazione. C'è un ottimo rapporto con la Presidente Di Segni, stiamo cercando di creare, di costruire insieme dei percorsi anche informativi di collaborazione massima. Reprimere, educare e soprattutto dobbiamo prevenire. Stiamo chiedendo massima collaborazione anche attraverso le nostre norme alle società affinché identifichino i soggetti responsabili per punirli doverosamente.